che per idea. E quel rossetto via, che cosa vuoi che sia? Un po' di gelosia. Siamo con Katia Oliveri, una cantante di Catanzaro. Recentemente è uscito un nuovo singolo che poi sarà il preludio di un nuovo progetto musicale, il primo progetto musicale, il primo album per te. Partiamo innanzitutto da quello che è la canzone, si intitola E ricominciare, affronta un tema molto importante che è quello delle donne. Un testo anche elaborato, significativo, di grande impatto. Raccontaci un po' come è nato e qual è il vero messaggio che stai trasferendo. Allora, Ricominciare è una canzone appunto contro la violenza sulle donne. È nata da un incontro con un mio amico, autore del testo Marco Greco. Lui stesso aveva nel cassetto, teneva conservata questa canzone qua, però non aveva mai incontrato la persona, lui dice, giusta da poter, insomma, a cui regalare questa canzone. Fino a quando appunto ci siamo incontrati, abbiamo parlato del testo della canzone e mi disse, ricordo proprio testuali parole, mi disse, secondo me sei tu la persona adatta ad affrontare una tematica del genere, visto la tua sensibilità. Io, appena letto il brano, sono un po' rimasta, perché comunque è una tematica molto forte, però poi ascoltando il provino, perché inizialmente era un provino, una voce guida, rimasi colpita, cioè proprio mi sono emozionata e quindi dissi perché no. E poi da lì ho iniziato, insomma, a studiare la canzone, a viverla, a interpretarla, e da lì abbiamo deciso di incidere il pezzo, di comporre, insomma, il videoclip, di realizzare il videoclip e di dare vita a questo singolo. E Ricominciare appunto è una canzone contro la violenza sulle donne, ma come dice il titolo, è ricominciare. Non si sofferma solo sul racconto della violenza in sé per sé, che poi, come sappiamo, oggi come oggi è un tema diffuso, purtroppo, però non è solamente violenza fisica, ma anche violenza psicologica. Però Ricominciare vuole dare anche speranza. Infatti una parte della canzone parla appunto di rinascita. Per quanto riguarda la donna può rinascere nonostante la violenza subita, però prima di rinascere ovviamente deve denunciare la violenza che ha vissuto, il dolore che ha vissuto, quindi affidarsi a case di accoglienza, centri antiviolenza, affidarsi anche alle forze dell'ordine, senza paura e senza vergogna, però è importante la denuncia oggi come oggi. Naturalmente la tua musica, in quello che sarà anche la produzione del tuo primo lavoro, avrà naturalmente diversi ambiti e diversi argomenti, però restando sul singolo che è lanciato il giorno 20 febbraio, quindi pochissimi giorni fa, andrei ad approfondire quello che è l'aspetto proprio della donna, in quanto la tua canzone è più che mai attuale. Sono proprio in questi ultimi anni, se vogliamo, c'è stata una maggiore sensibilizzazione sul tema, mentre prima c'era maggiore indifferenza, oggi si sta ben più attenti a questo argomento. Quanto credi che una canzone possa cambiare le cose o aiutare a cambiarle? Allora, io dico sempre, magari una canzone non potrà cambiare le cose, però sicuramente ognuno di noi, come può, in qualche modo, chi attraverso l'arte, chi attraverso magari altri mezzi, può comunque diffondere un messaggio, come in questo caso con la mia canzone, un messaggio di speranza nei confronti delle donne, nel denunciare per poi poter ricominciare. Quindi una piccola goccia in un oceano, no? Quindi tutti insieme, piano piano, potremmo diffondere il messaggio e aiutarci, no? Aiutare soprattutto chi vive momenti di questo tipo. Bene, tornando alla tua esperienza musicale, andiamo ad affrontare quello che è un po' il nostro territorio, perché hai la sensibilità di essere donna e quindi di incarnare il testo della tua canzone e quindi di interpretarlo al meglio. Hai anche però la possibilità di raccontarci e testimoniare quello che è, quella che è la grande difficoltà che un artista può avere in una città come Catanzaro. La tua esperienza è stata in linea a questa classica modalità o hai avuto la possibilità comunque anche di emergere dalla tua città? Allora, io mi sono confrontata sia con la mia città e sia ovviamente ho avuto esperienze fuori in Italia, quindi Milano, Modena, Roma, però anche in America.
La differenza c'è, purtroppo bisogna ammetterlo, qui è più difficile emergere dal punto di vista musicale. In America, per esempio, è un pochino più facile, nel senso la musica, c'è una mentalità un pochino più aperta, quindi anche una minima cosa lì viene apprezzata moltissimo. Qui è un pochino più difficile, però ecco, io amo tantissimo la mia città, quindi prima o poi qualcosina riuscirò a smuoverla. Sei una di quelle persone quindi che è molto attaccata alla propria città e vuole farcela nella propria città. Sì, amo la mia città e amo viverla anche nel sociale. Infatti non a caso il 25 novembre, come ricorrenza appunto nella giornata contro la violenza sulle donne, il prefetto, la questura di Catanzaro mi hanno invitata a presentare il singolo e quindi ho accettato molto volentieri. Proprio perché mi piace, ecco, stare a contatto con la mia città, viverla nel sociale. E per finire, naturalmente in attesa di quello che sarà il tuo prossimo lavoro, anche se i nostri telespettatori e amici di Calabria 7 potranno andare facilmente a vedere la tua canzone, che troveranno tra l'altro anche in questa intervista che noi stiamo realizzando, andiamo un pochino a definire quelli che possono essere a questo punto le aspettative e anche i sogni di Katia Oliverio. Allora, innanzitutto come progetti per il futuro c'è in realizzazione un album, quindi lì troveremo altri inediti, altri singoli. Ovviamente per me la musica è uno strumento attraverso il quale raccontarmi, quindi saranno sempre, magari si troveranno altri singoli con altre tematiche forti, così come ci sarà anche il singolo un po' più fresco, il singolo sull'amore, insomma sarà un disco vario. E poi c'è ovviamente il sogno e il desiderio di spostarmi nuovamente anche fuori dall'Italia, però queste cose magari le sveleremo strada facendo. I progetti estivi con una band, portare avanti appunto questo mio disco, questi miei singoli suonati anche dal vivo, e poi vedremo, insomma non ci fermiamo, portiamo avanti la musica sia qui che anche fuori. Non rimane che attendere con grande curiosità il tuo lavoro. Calabria 7 ti ringrazia per la Io tua disponibilità voi. E ti augura i migliori successi. Grazie di cuore. E